cercherò di non avvicinarmi troppo. Ma quello che ho visto non mi piace per niente. Dai, entra prima tu. No, prima tu. Devi sentire se è fredda. Non è giusto però, mi fai buttare sempre a me per sentire se l'acqua è fredda. Oggi ti devi sacrificare tu. Ah sì, dici? Dovrei? Tu, sì. Ah, sì? Ho detto tu. Oh, hai detto me tu, proprio. Tu, me. Buttati, va bene, allora. Ma perché sempre io? No, e non avevo capito bene, tu, me, mi sono confusa e quindi ho deciso di buttarti. Dai, adesso entra però. Oh no, io non mi voglio buttare, ho freddo. Va bene qua? Se no ti faccio soletico. No, no, ti prego. Dai, entra in acqua. Ora mi butto. È caldissima poi, mamma mia, fai tutte queste storie, è l'acqua più calda del mondo. Cioè, guarda, faccio pure la stella. Oh, io la sento congelata. Ci sei quasi. Così va bene. Dai, più giù, la piscina è ancora più sotto. No. Scendi. Ok, perfetto. È stato così difficile? Sì. Ma no, è caldissimo, siamo in piena estate. Cioè, oggi è bollino rosso per quanto fa caldo. Va bene, ti va di giocare a pallavolo adesso? Ok. La prima cosa che bisogna fare per giocare a pallavolo in acqua è mettersi gli occhialini. Almeno gli schizzi della palla che cade non mi andranno negli occhi. Semplicissimo. È il momento di dimostrare chi è il vero campione della pallavolo. Becca questa, Ninna. Guarda che sono migliorata. Appunto per me. Oh, dai. 1-0. Non è possibile. Aiuto! Sono stato colpito da una rete, mi sono incastrato tutto. Ma c'è troppo vento. Mi dispiace Matti, non prenderlo come una scusa perché stai perdendo. Ma sto perdendo cosa? Che è caduta tutta la rete da pallavolo. Vabbè, prendila. Giochiamo. Punto per me, troppo facile. Troppo facile. Ma dai. Ops, forse questa volta ho esagerato. Puoi andare a prenderla tu che hai gli occhialini. Ok, vado. Il mio colpo era perfetto, ammettetelo. Ma dai! Lo ammetto, ho tirato la palla davvero davvero lontanissima. E che io ormai sono troppo forte. Vorrei partecipare alle Olimpiadi. Che ne dite? Non sapevo che Ninna fosse così brava a stare tutto questo tempo sott'acqua. Ninna, vuoi uscire dall'acqua adesso? Ehi! Aspettate un secondo, perché Ninna non esce dall'acqua? Ragazzi? Ninna! Ehi! Ma dove sei finita ora? Guarda che la palla non è finita in giardino! Ma non è nemmeno in giardino! Non capisco che cosa sta succedendo. Ninna, ma dove sei finita? Sei sott'acqua? L'acqua è così trasparente che dovrei vederla. Aspetta. In effetti vedo qualcosa. Sbaglio, quelli sono i suoi occhialini. Ma questi sono i suoi occhialini. Ho un'idea. Indossiamo i suoi occhialini e cerchiamola sott'acqua. Voglio vedere dove si è cacciata. Se mi sta facendo uno scherzo, mi arrabbio come una persona che ha subito uno scherzo. Oh mio Dio, che cos'era quella cosa in piscina? Oh mamma mia! No, ehi, aspettate un secondo, io quella cosa non l'ho mai vista prima! Non ditemi che quello è! Allora falsacchiotti, adesso io scendo sott'acqua e vi faccio vedere che cosa c'è alla fine della piscina, ok? E così capirete anche voi per quale motivo sto urlando. Cercherò di non avvicinarmi troppo, ma quello che ho visto non mi piace per niente.
so, non mi piace per niente questa cosa. Nin è scomparso ormai da più di 10 minuti e c'è una specie di portale mai visto prima dentro quella piscina, l'avete visto? Ho paura che Ninna sia entrata per sbaglio in quel portale o sia stata risucchiata ed è per questo che è scomparsa. Ma la vera domanda è: dove porta questo passaggio segreto nascosto in piscina? E se fosse in pericolo? Oh, no, 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 uffa, anche oggi non una bellissima avventura, ma una spaventosissima avventura con Ninna e Matti. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, perché devo salvare Ninna. E questo significa una sola cosa: è il momento di andare nel portale sott'acqua. Dove mi trovo? Perché non c'è più l'acqua? Ehi, perché non sono più in piscina? Oh mamma mia, che cos'è questo posto? Ehi, Ninna, sei qui? Sono in una specie di bosco? In un bosco che non ho mai visto prima però. Cioè, non è che io vada nei boschi spesso, insomma, in realtà non vado mai nei boschi. Perché dovrei andare nei boschi? Ma perché sono qui? E soprattutto, perché nella piscina della nostra villa c'era questo portale? Comunque sono sicuro che Ninna sia passata per forza da qui, perché lei è andata sott'acqua proprio come me ed è stata risucchiata da questo passaggio segreto. E se fosse ferita? Magari è ferita ed è per questo che non mi risponde. Ninna! Ninna! Non risponde forse perché è stata colpita da qualcosa o peggio, rapita da qualcuno. Lo ammetto, mi sta iniziando a venire un pochino d'ansia adesso, forse un bel po' d'ansia. L'avete sentito? C'è qualcosa? Ninna, sei tu? C'era qualcosa lì, l'avete visto? Forse è stata solamente la mia immaginazione. Era il rumore del vento quello. No, quello non è il rumore del vento. Oh mamma mia, Ninna! Perché stai urlando? Perché c'è qualcuno! Anch'io l'ho visto, infatti mi sono rifugiata qua dietro. Oh, finalmente sei qua con me. Ma perché tutte le volte che ti ho chiamato non mi hai risposto? Non ti ho sentito, sono troppo impaurita. Sono finita qua, eravamo in piscina. Poi ho visto cose strane, luci misteriose. E sono finita qua. Lo so, lo so. Ho trovato una pera. Ottimo, buonissima la pera, mangiatela tu. Sono venuto qui a salvarti comunque. Ho preso coraggio e sono entrato in quel passaggio segreto, capito? Meno male, ma dove siamo? Non lo so, è questo il problema. Dobbiamo riuscire a trovare un modo per uscire da questo bosco, nella speranza che poi troveremo anche la nostra casa. Tu hai il telefono? No, non ho il telefono, ero in piscina. Ho solo degli occhialini perché mi sono buttato con questi. Oh no. Tu non ti sei buttata con un telefono? No, Matti, ovviamente no. E ora come facciamo? Non possiamo chiamare nessuno. E secondo me nessuno ci troverà mai qua, visto che siamo in mezzo al nulla. Beh, innanzitutto iniziamo a cercare. Aiuto! Aiuto! C'è nessuno? Ehi! Aiuto! Oh no, no, non c'è nessuno qua, nessuno ci può sentire. Matti? Che c'è? Ho un brutto presentimento. E se nessuno ci venisse a cercare? Oh no, tra un po' farà anche buio e potremo rimanere bloccati qui tutta la notte. Senti, io ho questa pera, possiamo dividerla, però è piccolissima. Ma non è una pera questa, è una pallina. No, è una pera, l'ho trovata prima attaccata a un albero. Aspetta, lì mi sembra di vedere l'uscita del bosco. Vieni con me. Oh no, io ho paura. È impossibile mangiare questa pera. Aspetta, Matti. Che c'è? Forse non è una buona idea andare laggiù. Magari ci allontaniamo troppo e perdiamo anche questo posto, che mi sembra almeno un buon riparo per stanotte. Hai ragione. Allora facciamo in questo modo: tu cerca di costruire una casa, io vado a cercare aiuto, ok? Una casa come, scusa? Non lo so, cerca un modo per farci sopravvivere questa notte. Ok. Vado. Ok, piccola pera, stai qui, perfetto. E ora accendiamo un fuoco, così gli aerei che passeranno ci vedranno, no? È giusto? Ma come si accende un fuoco? Oh no, pera! Ah. Ok, questa è l'uscita del bosco. Ciò significa che qui dovremmo incontrare qualcuno che ci può dare delle spiegazioni, magari. Andiamo a vedere. Ci vorrà un pochino di questo passo. Ho un'ansia incredibile. Pensate che ho così tanta paura che questo tubo nero mi sembra un serpente a me. Sì, mi sembra un serpente perché la mia paura più grande sono i serpenti. E qui ci potrebbero essere tantissimi serpenti. Prima cosa da imparare se un giorno torneremo a casa: come accendere un fuoco nel bosco senza accendino. Ecco, adesso devo pure riuscire a fare il parkour. C'è un buco qui. Prendiamo la rincorsa e 3, 2, 1. Meno male, mi sono salvato. Uffa! Dovevo vedere quei video di sopravvivenza che mi aveva consigliato Matti. Oh no, oh no.
Siamo letteralmente in mezzo al nulla. Cioè, guardate, c'è una strada infinita qui. Ma io non ci sono mai stato in questo posto. Dove ci ha portato questo passaggio segreto? Vediamo se c'è qualcuno che abita qui. Ehi, c'è nessuno? C'è nessuno qui? Oh, completamente vuoto. È un posto completamente sperduto nel nulla. Non sono riuscita ad accendere il fuoco. Io sto iniziando ad avere caldo e anche sete. Che cosa facciamo adesso? Siamo nel nulla, nella natura. Non sappiamo nemmeno dov'è la nostra casa. Siamo senza telefoni. Dobbiamo arrenderci, Max. Arrenderci? Non torneremo mai a casa. Come non torneremo mai a casa? Dai, non dire queste cose, aspetta. Cosa sta facendo? Non serve correre! Non c'è nessuno! Forse dobbiamo solo camminare verso di là e sperare che qualcuno ci aiuti. Ok, ce la faremo, dai.